Passo dei tre gremito di appassionati di cavalli e curiosi per la 63esima edizione della Mostra Fiera del Cavallo Sanfratellano che si è svolta domenica 8 ottobre a San Fratello, a fare da cornice il verde dei boschi dei Nebrodi per una giornata dedicata ad un appuntamento d'autunno che non è solo una giornata della tradizione locale, ma anche un appuntamento commerciale per il comparto e di valorizzazione delle specie autoctone della Sicilia. L'evento organizzato dal Comune di San Fratello ha ottenuto il patrocinio degli assessorati regionali dell'agricoltura e dei beni culturali, dell'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine e Asinine, dell'Unione Nazionale Proloco e della Locale Proloco. Un evento importantissimo, anche pieno di storia, perché siamo alla 63esima edizione e che porta risalto a una delle peculiarità più importanti del territorio dei Nebrodi, ossia il cavallo sanfratellano. Quest'anno l'abbiamo voluta incentrare anche coinvolgendo gli allevatori e soprattutto i professionisti che addestrano i nostri cavalli, evidenziando che le peculiarità del nostro cavallo sono adatte anche ad altri tipi di attività, quindi conosciuto sia per la sua robustezza e la sua resistenza, ma anche che si sa adattare ad altre tipologie di sport. È un fiore all'occhiello secondo me della Sicilia. Noi come assessorato al turismo abbiamo puntato molto su questa manifestazione, quest'anno abbiamo anche patrocinato questa manifestazione. L'assessore Elvira Amata è stata sempre vicina appunto a questo evento che secondo me richiama, come voi vedete, migliaia e migliaia di amatori, ma anche tutte le personalità limitrofe, sia politiche che non. Quindi io ovviamente porterò i saluti e sto portando i saluti dell'assessore Elvira Amata. E perché è stata sempre vicina a questa comunità, per qualsiasi, sia in ambito turistico che anche in ambiti diversi.